Eccellenza in calcio, Docce Onorio Marsala 1-0, una sconfitta dopo il pareggio con l'Agas. Anche qui siamo in attesa che prossima settimana usciranno le decisioni finali del giudice sportivo che deciderà l'esito del ricorso dell'Agas sulla gara Marsala-Agas giocata domenica scorsa. Torniamo alla gara di oggi. Diciamo una risoluzione tecnica nelle ultime 24-48 ore, perché venerdì pomeriggio, come da conferma, ci è arrivato anche a noi che Massimiliano Mazzara purtroppo ha lasciato la panchina del Docce Onorio, un difficile progetto da programmare. Secondo quanto abbiamo raccolto dalla nostra redazione, diciamo che Mazzara lascia perché non c'è un programma, diciamo, del progetto da portare avanti, e dunque ha capito che Massimiliano Mazzara ha capito di fare un passo indietro, come tra l'altro abbiamo pubblicato un'intervista la scorsa settimana, che ha detto: se vedo che il progetto non va avanti, chiaramente mi dimetto. E così è stato. Dunque, ennesima sconfitta dopo il pareggio, arriva la sconfitta di oggi a Enna per 1-0. Dunque, nuova guida tecnica del Docce Onorio. La prossima settimana faremo un nuovo video in cui vi spiegheremo tante tante altre cose per il futuro del Docce Onorio Marsala. Dunque, sembra che le cose societarie siano sempre più appacciate con l'amministrazione. Si spera che si possa tornare a giocare al municipale, ma bisogna scrivere su una carta il progetto da presentare al comune per avere il municipale a disposizione. Dunque, non entriamo nel merito societario perché non sappiamo le cose come vanno. Dunque, ripetiamo: Enna 1, Docce Onorio Marsala 0. Prossimo impegno domenica prossima, probabilmente al Mancuso di Paceco.